Siamo a Fiumicino in via Vistola, nei pressi delle case popolari. Ecco, tanto per dare un'idea di dove siamo, ci sono diverse cose da far vedere. Per esempio, questo pino abbattuto, guardate, le macchine fanno fatica a passare perché lo spazio è limitato. Abbattuto probabilmente dal passaggio dei camion, forse dell'immondizia, o comunque da camion, da mezzi pesanti. Questo albero sta qui da ormai un po' di tempo e nessuno lo viene a mettere a posto. Ne chiediamo conto a chi ci ha fatto la segnalazione, Mario Russo Dauria di GIL, del gruppo indipendente Libero per Fiumicino. Ecco, signor Russo Dauria, da quant'è che quest'albero sta in questa situazione? Sono 15 giorni, forse anche qualcuno in più. Proprio in questo momento è passata anche la signora Bindella, che conferma che ha fatto segnalazione di questo albero da già 15 giorni fa. Non sono intervenuti, come può vedere, l'albero è ancora qui. È praticamente in mezzo strada, perché ecco, vediamo che la strada inizia qui e l'albero è crollato sostanzialmente fino a metà della strada percorribile. Eh sì, infatti. No, stavo dicendo, peccato che non posso dire che è ancora qui sano e intatto. In questo caso diventa pericoloso non solo per i residenti, ma pericoloso perché la strada è ridotta del 50-60%, come può vedere. Ok, ringraziamo il signor Mario Russo Dauria per questa segnalazione, ma una volta giunti sul posto abbiamo visto un'altra cosa che secondo noi vale la pena segnalare. Vedete questo campo incolto? Noi adesso ci stiamo addentrando, sentirete il rumore dell'erba alta che andiamo a calpestare. Beh, questo in realtà non è un campo incolto, ma è un campetto da pallone. È un campetto per giocare a pallone, per i ragazzi. Si dice sempre che ci mancano gli spazi di aggregazione per i più giovani, si dice sempre che lo sport è la maniera migliore per togliere i ragazzi dalle strade, ma certo che se poi si lascia un campetto da pallone in queste condizioni ci vorrebbe veramente poco per metterlo a posto, sfalciare l'erba e mettere due reti, ma anche senza reti i ragazzi giocano lo stesso, l'importante è dargli la possibilità di fruire di uno spazio libero per giocare. Beh, questo veramente è una cosa che ci lascia molto amareggiati, perché con pochissimo si riuscirebbe a dare un grande servizio a un'intera collettività, cioè tutta quella che fa parte delle case popolari di Fiumicino, di questa zona. Ora siamo dalla parte opposta rispetto al campetto che abbiamo visto prima, sempre zona case popolari, e davanti alle case dove escono le famiglie, i bambini, la gente, i cittadini, questa è la situazione. Ovviamente completamente abbandonata, sporca, ma certo è che se nessuno viene qui a togliere questa piccola giungla, la situazione poi si aggrava. Questo è il vialetto per uscire verso la strada e, come potete vedere in questa mini passeggiata, non c'è purtroppo assolutamente manutenzione di alcun tipo. Segnaliamo il fatto che per terra ci sono le foglie cadute dagli alberi in autunno. Stiamo in estate, fate un po' voi. Ecco, questa è la situazione e comunque, proseguendo a camminare, purtroppo non cambia. Non è un piccolo tratto preso magari a modello per in maniera strumentale per dare fastidio o per segnalare un problema che non esiste. Purtroppo il problema esiste, è ben visibile. Ecco, stiamo percorrendo insieme a voi tutto lo spazio antistante. Ricordiamo che siamo sempre davanti alle case popolari, non ci siamo allontanati, e
Qui ci fermiamo perché c'è un camion, potremmo proseguire, ma la situazione è questa. È anche pericoloso perché con l'erba così alta abbiamo visto giorni fa prendere fuoco, e quindi l'erba così alta è comunque un pericolo anche per i cittadini. Bene, speriamo che questa segnalazione in qualche maniera possa favorire un intervento piuttosto rapido e migliorare la situazione della vivibilità qui nei pressi delle case popolari.